Buonasera a tutti! E siamo in versione Natale! Oh ragazzi, siamo già 230, eh? Allora, ciao a tutti! Ciao a tutti! E questa sera abbiamo l'ospite che però non vuole ancora venire. Adesso lo convinciamo pian pianino. Scusate, ma questa cosa ci voleva. Antonio, vieni! Vengo, vengo. Eccolo. L'abbiamo fatta. Speriamo di non spaventare i bambini a casa. Scusate se spaventiamo i bambini. Magari. Prima lo stavo guardando dal di là, quando avevo... Non è che tu sei tanto più bello. C'è le lucine che mi spaccano. Vabbè, allora, buonasera. Effettivamente sono un po' inguardabile. Buonasera a tutti. Aspetta, siamo un po' tagliati. Che faccio? No, no, aspetta, ci piace. Stai qua che ti vedo pure le luci che... È ora che c'ho il cappello troppo. Allora. Fantastico. Allora, Ma si vedono aspettate. le lucine, no? Sono spente. No, ci sono, Vanno ci sono. accese. Non so se le vedono le luci, ma io le vedo. Ah, vediamo. Sembra di Bene. essere sul set di Barbara D'Urso, comunque non lo sanno, ma ci sono due luci. luminari ambiente. Oh, allora, vediamo chi c'è. Ciao Roberta, Stadio e Olio, Pietro. Andiamo oltre. Esatto, Abbiamo capito ho chi è Stadio, pensato chi lo è stesso. Olio. Vabbè, insomma, si è capito. Allora, che bella coppia. Limonda, allora, Maria, Rosalba, Angela. Nevia, buonasera a tutti. Ragazzi, facciamo il nostro tronchetto di Natale questa sera. Che abbiamo chiamato Tronchetto di Natale. Errol. Abbiamo chiamato Penny. Oh, io ho fatto cose, tanto lo so io. Allora, dovreste fare una sitcom. Sì, perché non avete visto i video di quando eravamo in viaggio. Sai che però mi fa un po' c'è questa cosa che Da fastidio. ma non la vedo lì che gira, la vedo ancora con le occhio, ma vabbè. Fa anche un po' caldo però, faccio un così. Ah, vabbè. Allora, bene. Elisabetta, Stefania, non si sente, si sente bene, sì. Ma Mi so, io fa ti male. sento bene. No, tranquilli Diciamo ragazzi, che sei. stasera abbiamo tre cose da preparare, ma sono abbastanza veloci, quindi non vi facciamo fare le 11, no? Le farà Antonio, quindi forse facciamo anche le 11, non lo Esatto, so. cos'è che mi Ah, dà? bene. Ciao Francesca, ciao Michela, ciao Simone, vedo Claudia, Anna Maria, Marta, aspettiamo ancora, perché a lui sta dritto e a te no? Sono i bambini, Sta parlando di cappello. riusciamo a andare stasera, no. Però allora si sente l'eco. Allora si sente male. Che dire, che dire? Perché io avrei anche il Sto dicendo, ma microfono. io non avevo un microfono. Eh sì, però poi non lo so se io vado a prendere, intanto vi lascio con Vai, vai, vai. Antonio. Vado a Tengo prendere io. il microfono. Saluto anch'io. Faccio un po' il Davide della situazione. Ciao Irene. Ciao Cristiano. Ciao Virginia. Ciao Silvana. Ciao Niki. E là, ciao Vale. Ci sono anch'io stasera. Mi ha invitato e non potevo non venire per Natale. Ciao Rosanna, la super Fiorenza, Pamela, Anna, Chiara. Ciao, non riesco a seguire la diretta, guarderò domani. Tranquilla Fiorenza, poi la salviamo, non preoccuparti. Ramona, Elisa, ci sono tante rennine, però non possiamo dire chi sono le nostre renne, ma loro sanno, le nostre renne sanno. Ah. Ciao Noemi, ciao Simona, ciao Lorella, ciao Isabella. Salutiamo la mamma di Isabella.
La saluto da parte di Davide che scusate, ma è impegnato nel fare questo. Siamo le lucine di Natale, vedete? Questo è quello del microfono, quindi adesso lo proviamo a usare. Se riesco a sbrogliarlo. Ciao Mariella. Ciao Ludmilla. Cazzo, ma... Scusate. Non sono abituato a stare in diretta. Davide è andato a prendere le rene, sì. Ciao Cristina, ciao Fede. Questa cosa pelosa che c'è sul microfono. Scusate, voi non lo vedete, ma c'è una roba pelosa sul microfono. Vabbè. Ah, sì? Non quelli mentali, però. Quindi... quelli rimangono. Ragazzi, stasera è finito. Io sapevo poi... Allora. Ciao Beatrice. Ciao Antonella, grazie. Mi è rotto il mixer, non ho potuto frittare il torrone, che tristezza, cavolo, non mi dispiace, però vabbè, puoi recuperarla perché tanto poi rimane registrata. Ciao Cristina. Oh, ma arrivano messaggi, bam 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 bam. So. Allora, proviamo a fare così, vediamo. Si sente meglio? No, devi ancora collegarlo. Sì, devo ancora collegarlo. Adesso ci arrivo, eh. Manca un altro pompon. È la saia del pompon stasera. Oh, signore, lo sto facendo. Allora, aspetta, lo colleghiamo. Proviamo. Allora. Hola, Daniela. Si sente bene? Fateci sapere se si sente meglio. Si sente meglio? Abbiamo collegato il super microfono. Attento che adesso non ci torni a dentro. Esatto, mi sposto davanti. Non so nemmeno io. Allora, questo qua me lo metto di qua. Ma si sente male? No, si sente male. Si sente male meglio. Allora, concorrenza a Conte. Gli avevano detto di rimandare un attimo la diretta. Ma adesso è in diretta con noi anche lui, per quello che non si è ancora fatto vedere. Ma si sente benissimo. No, fantastico, però questo funziona. Quasi, stasera sei proprio bello. Allora, dobbiamo stare attenti a non prenderci dentro. No. Vabbè, ragazzi, io direi che possiamo anche iniziare, no? Inizia, vai. No, cavolo, fa sto tappeto. Però va bene, iniziamo. Oh, allora. Come iniziamo? Cosa ti piacerebbe fare per prima cosa? La frolla. La frolla, perché allora facciamo il pandoro. Allora, facciamo il pandoro cremoso. No, perché dobbiamo fare questa sera il cremoso al pandoro, il cremoso al torrone, sì, e la pasta frolla al torrone. Yes, bravo, benissimo. Oh, bene. Allora, con cosa iniziamo? Io direi che possiamo iniziare con il cremoso al pandoro. Va bene. Allora, guarda. Cremoso al pandoro sono tutti quegli ingredienti là. Ok. Li porti qua. Ah, ragazzi, bene. E, allora, intanto io vi dico anche di cosa ci serve, sono i soliti ingredienti. 200 grammi di pandoro che io ho, che ho sbriciolato, vedete, a livello grossolano. Vedete che c'è ancora dei pezzi grossi, non c'è problema, insomma. Bello sbriciolato. No, usa quelli un po' più piccoli. Non so se l'ha visto, c'è un contenitore che proprio è carico. Ah, bene, allora. Siete troppo forti insieme. Ma pensate che noi siamo così sempre, eh? Cioè non è che ci inventiamo... Guarda che c'è sta cosa che continua ad andare su e giù. Allora, la panna ne serve due? Sì, un'altra di panna, sì, ottimo. Allora, quindi 200 grammi di pandoro sbriciolato. L'abbiamo. 240 grammi di panna, che è questa, quella più piccolina. Poi 300 grammi ancora altra panna, perché ce ne sono due dosi. 30 grammi di tuorlo, che è? Qual è? Questo? Sì. 8 grammi di gelatina, eccola qua, ottimo. 40 grammi di acqua per idratare la gelatina, eccola qua, benissimo. 120 grammi di cioccolato bianco, eccola qua, benissimo. E poi
16 grammi di zucchero. Perfetto. Allora, vi ricordo che il cremoso al pandoro lo potete fare anche al panettone, alla brioche, a... alla colomba. Alla colomba. Però hai preparato stasera. Il studio. Esatto. Ed è buonissimo. Io sto scrivendo questa cosa che ti faccio di sicuro. Ed è buonissimo, è fantastico, è fantastico. Allora, per prima cosa, partiamo subito, dobbiamo idratare la nostra gelatina. Esatto. Quindi mettiamo l'acqua nella gelatina, come sempre. E benissimo. E guarda, perché metto... sì. Questa la spostiamo, acqua e gelatina la spostiamo perché servirà dopo. Poi un'altra cosa che dobbiamo fare è idratare con la panna il pandoro, ok? Quindi, con quale panna? Con i 240 grammi, che è questa qui. Quindi questa panna, 200, attenzione a non sbagliare, 240 grammi di panna la versiamo nel pandoro. Esatto, sto vedendo, ti do questo qua. E iniziamo a... Esatto. E, diciamo, deve andare in bere. In bere, pandoro deve bere. No, come si dice? deve essere bevuto. Esatto. Ok, allora. Fate bere il pandoro. Di solito il pandoro lo portano alla bottiglia nella confezione. Sì, no, questo lo fanno con la panna. Ok, e schiacciatelo bene. Io adesso devo capire da dove arrivo, perché in base a come mi muovo si tira il filo del microfono. Eh sì, perché stai anche stai qua sotto. Sì. Stacca. Allora, no, vabbè, facciamo così. Allora. Ah, ok, la ripresa. Sì, sì. Così almeno. Beh, dovrei esserci, no? Sì, sì, ancora un pochino. Vedete che diventa proprio una pappa? Ok, deve diventare una bella pappetta, così bello bevuto. Allora, mangerei così io. Vabbè, ma questo è buono anche così. Poi, ragazzi, ovvio, più il pandoro è buono, meglio è. Allora, adesso, questo qui mettilo là da parte, insieme alla gelatina, che spostiamo. Perfetto. Ottimo. Poi spostiamo anche il cioccolato bianco, perché non ci serve. E adesso iniziamo a creare invece la crema inglese, ok? Perché è cremosa a base di crema inglese. Esatto. Quindi, ciotola, frusta, sì. Mescoliamo. Aspetta che mangio, ti sposto anche la panna. Perché l'altra panna la mettiamo in una pentolina, ok? Esatto. Vai. Bene, bene, ottimo. Ok? E allora ragazzi, la panna la mettiamo su fuoco o in induzione, quello che avete, e la scaldiamo bene, ok? Deve andare quasi a ebollizione, insomma, va bene? E nella nostra... Nella nostra bowl mescoliamo... Lo zucchero con le uova. Con i tuorli, esatto. Quindi zucchero preparatissimo. Poi... Sì. Prima le farine, poi... No, la farina, c'è solo lo zucchero. Sì. Sì. Lo zucchero col tuorlo, esatto. Tira giù bene, ottimo. Aspetta, spero che si è fermato. No. No, sta girando. Sì, sta andando. Non siamo bloccati. No. Ho detto bloccati, no. Sai che ogni tanto qua salta. Ok. E va già bene, eh. Cioè, basta che sia mescolato. Ok, va benissimo. Bene, adesso aspettiamo, ragazzi, che... Allora, la nostra gelatina si sta idratando, adesso la mescoliamo. No. Eccolo qui. Oh, bene, bene. Ciao, Giulio! Simone, mi sono perso Davide. Allora, guarda, lo ripeto, ragazzi. Per adesso abbiamo messo i 240 grammi di panna nel pandoro. Abbiamo creato questa pappetta. Poi abbiamo ovviamente, come sempre, idratato la gelatina con la sua acqua, a parte portato sul fuoco la panna e in una bowl messo i tuorli con lo zucchero. Esatto. Va bene? Ottimo. E tuorli sono 16, scusatemi, sono 30 grammi di tuorlo, sono circa, sì, due tuorli circa, sai, Sara. E Francesca, allora, appena ripetuto, se vuoi ti ripeto ancora, non ti preoccupare.
quanta gelatina devo mettere? Simone, la gelatina è 8 grammi, eh? Però ricordatevi che le grammature le avete tutte. Bravo Antonio, Marianna. Grazie Marianna, sei di parte, lo so. No, aspetta, io voglio intanto che... Facciamo... Si vedono le... si vedono le luci? Si vedono? Sì, sì, così si vedono le luci. Vabbè. Allora, torniamo qua meglio a noi sulla i bambini si spaventano sulla magari preparazione. Allora, siamo un po' esatto. Sì, sì, alziamo un po' la panna. Oh, Elena, ciao a tutti e grazie per il repigo. Figurati, Elena. Allora, facciamo una dose e mezza. Orietta, se devi fare, sì, comunque qua ne viene fuori, ragazzi, Cioè, ce l'hai, insomma, ecco. Vediamo, bellissima la divisa. Questa era la divisa quando siamo andati a fare le Olimpiadi, vero? Sì, quella ufficiale. Quella ufficiale, eh. Allora, bene, bene. Allora, la panna, vediamo. Ah, ancora un attimino, dai. Ancora un attimo. Nicoletta, ci presenti Antonio, che è... Nicoletta, ragazzi, Antonio, per chi non lo conoscesse, mio grande amico, nonché socio, giusto? Eh sì. Per chi lo dici? Non lo so, no? Mi è venuto quella... Ah, vabbè. Allora, ragazzi, io intanto che la panna si scalda, vi ripeto anche gli ingredienti velocemente. 240 grammi di panna che abbiamo messo in inzuppo con 200 grammi di pandoro. 300 grammi... 300 grammi di altra panna che abbiamo messo su fuoco. Qui nella ciotola 30 grammi di tuorlo con 16 grammi di zucchero. Qui a idratare 8 grammi di gelatina con 40 grammi di acqua. E poi qui abbiamo i 120 grammi di cioccolato bianco. Bene, allora vedete, la panna adesso è quasi siamo arrivati a ebollizione. Cosa facciamo? Mescola. Bene, io gliela verso e andiamo piano piano. Ottimo. Vuoi metterla sul fuoco? Adesso. Ho cambiato teglia, quindi non lo so, possiamo usare. Vado. Allora, Noemi, ci spieghi bene la questione dei blu? Noemi, qua in diretta non riusciamo a farlo, io uso una 160, però vi ricordo che nel sito www.davideselonia.it c'è proprio un articolo sulla gelatina. Esatto, sulla gelatina dove... È spiegato benissimo. Esatto, esatto, dove tu quanto sai. Ok. Verso? Sì, vai. Bene, tira giù bene, con la frusta. Ottimo. Ok. Adesso, aspetta, questa qua e questa qua non la mettiamo a lavare. Allora, questa qui adesso, ragazzi, andiamo su fuoco. Aspetta. Fini la mescolata. Io intanto risposto tutto. Oh, ok, guardate, i fili che partono bene, sì, con meno forza, sai, deve arrivare a 85 gradi. Sì, adesso lo diciamo bene, scusate, stavo un attimo sciacquando la ciotola perché qua ci serve, è il bello della diretta, c'è anche questo. Non ho detto ad Antonio, porta le pentole, non le ha portate. Allora, aspetta, lo straccio via. Allora, aspetta che passo qua io. Allora, adesso con la nostra crema inglese andiamo a circa gli 83-84 gradi. Se avete il termometro, meglio, ok? Attenzione, perché se andiamo troppo in là, corriamo il rischio di cuocere le uova, ok? Sì, ancora. Un più caldo, se no si era preso troppo. Aspetta, no. Così esterno, bene. Ottimo! E vediamo, puoi ripetere. Anna, ripetimi, cioè, dimmi quello che vuoi che ti ripeta, sai, così te lo spiego volentieri. Elisabetta, ciao Elisabetta! Ciao Barbara, vedo Silvana. La Paneangeli, sì. Paneangeli, sì, io consiglio di idratazione 1 a 6, ok? Perché è molto forte, 2,40. Allora, vediamo.
Siamo la coppia più bella del mondo, Stefania. Beh, adesso esageriamo. No, esatto. Abbiamo entrambi l'amorosa. Siamo felicemente fidanzate. Aspetta, aspetta. Con le nostre compagne. Siamo felicemente fidanzati con le nostre compagne. Andiamo. Ecco perché. A volte è meglio precisare. Fantastico. Vabbè, non ve l'avevo detto che era così poi. Allora, vediamo com'è la nostra crema inglese. No, però un pochino, però un pochino. Oh, bene, bene. Cosa metto nel Pandoro? Michela, i 240 grammi di panna nel Pandoro. Eccolo qua, che diventa proprio una pappa, eh. Si deve ammorbidire. Questo è buonissimo. Ma ne posso un po' in più per... Aspetta, vediamo. Ok, torno pure lì, dai, che adesso la passo da dietro. Sì, finisco io. Oh, bene. Ma è bello avere la persona in più, perché così magari io adesso finisco un attimo qua, tu intanto puoi salutare, eccetera. Anzi, prova a vedere, così siamo lì un po' tagliati. Io non ho appena appena, ma non tanto, appena appena indietro. Vediamo qua. Allora. Oh, bene, la nostra crema inglese è pronta adesso, eh. Siamo... Ti vedo. ora, esatto, Lorella. Adesso, crema inglese è pronta. Mettiamo la gelatina. Tiela? Sì. Ok, bene, bene. Qua siamo ripartiti adesso. Ma... Sì, sì, qua è ripartito, sai. Adesso magari... Dice che siamo ancora in diretta, ma non vedo. Sì, sì, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Ci siamo, bene. Siamo tornati. Allora, qua va a finire con il casco, col filo. No, quello Bluetooth. Oh, metti anche il cioccolato. No, lascia. Metti anche il cioccolato bianco. Bene. Ok. No, mi schiave? No. Allora, questo... Che casino è fatto. va bene. Allora, aspettate che lo puliamo. Bene. Ok, allora adesso facciamo così, questa via, versiamo la nostra crema inglese, ok, che ha già la gelatina. Buona. Eccolo qua. Adesso ci aiutiamo leggermente, questo qua è un po' più... Mescola leggermente, con calma, solo per aiutarci, perché poi la passeremo al mini pinner e quindi andremo a dimensionare e creare il nostro cremoso a livello definitivo. Allora, aspettate che pulisco anche questa. Che ci serve? Però non si vede più il numero, è scritto in diretta, ma non si vede il numero di persone. Ah sì, è normale, è normale. Ah no, aspetta, devo andare... Sì, qua.
Ok. Allora, ripartiamo dalla crema inglese. Sì, 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 sì. Allora, mamma mia, che caldo, ho fatto per te. Allora, adesso vi ripeto, ragazzi, perché prima sono bloccato. Basta. No, non si succede niente in diretta. Allora, ripetiamo, ragazzi. Abbiamo fatto in una bulla il tuorlo con lo zucchero. A parte c'era la panna, i 300 grammi di panna. Abbiamo versato e portato tutto su fuoco e quindi creato la nostra crema inglese. Esatto. Bene. Qui, nella nostra caraffa, se non avete la caraffa, va bene, anche la ciotola dove lo stavate facendo, abbiamo messo il pandoro inzuppato con la panna, abbiamo messo il cioccolato bianco, giusto? Tu stai mangiando qualcosa? No, mi sto immaginando di mangiarmi. Sicuramente tu vuoi meglio. Abbiamo messo il cioccolato bianco e poi, fatta la crema inglese, abbiamo messo la gelatina nella crema inglese e versato tutto qui dentro. E adesso procediamo con l'emulsione. Questo è meglio che lo fai tu, se no imbrattiamo la cucina di cremoso pandoro. No, non c'è più proprio. Oh, bene. Allora, andiamo a fare l'emulsione. Oh, questa è una bomba, questo è buonissimo. E ripeto, colomba, panettone, guarda, una bomba, una bomba. Ok, arrivo Sara. Oh, bene. Non si può fare un assaggio con cucchiaio? Nein. Non possibile. Magari non è venuto bene, cioè, non è che possiamo rischiare la torta del Natale. Senti che profumo che ha, vero? Mamma mia. Allora, questo intanto lo spostiamo, che ci serve tra poco. E spostiamo anche questo, secondo me, perché sennò... No, spostiamo questo. Guarda come lo guarda. Pazzesco. Da lavare. No. Tu non mangia. Allora, aspettate che... Scusate, questo lavoro ha fatto. Allora, versiamo adesso il cremoso. Venga. Qua. Si può fare anche con una ciambella. Sì, Maria, questo è bilanciato. Sì. Questo è bilanciato praticamente per qualsiasi lievitato, mettiamola così. Quindi brioche, la ciambella, la sacher, ok? Potete provare. Poi è ovvio che a seconda un po' della tipologia avrete delle consistenze leggermente diverse, ma comunque morbide, diventano eccezionali. Tira giù bene, bravissimo. Avevo pensato di fare con il panettone, ho avuto il dubbio di dubbiette candite nel frullatore, tutto, sì, Giusy, tutto, perché fanno... Aspetta, no, ci penso io, tranquillo, ci penso io. No, vado a guardi le mani. Vado. Buono, però. Ci penso io che so che tu lo mangi. Allora, vediamo. Allora, mi sono persa il cioccolato, quando va messo... Allora, il cioccolato va messo assieme al pandoro. Versi la crema inglese fatta e mixi tutto, ok? Adesso Antonio arriva qua con la cam. Esatto. Sì, adesso la avvicina così vi facciamo vedere. Si può mettere assunta nel frullatore? Sì, si può mettere anche nel frullatore con il boccale, sai, non c'è problema. Tan. Aspetta, devi provare a girare, non so se vede. Hai ragione. Tira giù. Aspetta, c'è la leva qua. Sì, esatto. Tan. Allora, vediamo. Sì, si vede, dai. Sì, ottimo. Ok,
Allora, vedete, questa è ha una consistenza liquida. Ok? Vedete? Come un cremoso. Poi, adesso, lo lasceremo in frigorifero, coperto con la pellicola. Ok? Non mangiatelo. No, questa dai, lo facciamo contento Antonio. Oh, fantastico. Ecco. Non mangiatelo. E, mamma mia. Ma aspetta che poi abbia la sua consistenza bella cremosa. Bello il sapore. Allora, frigorifero, ragazzi, tra 6-7 ore è pronto. Ciao. Ok? Però non mangiatevelo. Dai, un cucchiaino lo potete anche mangiare, ve l'ho fatto fare un po' in più. Questo qua è una bomba, eh. Immaginatevelo poi al panettone, alla colomba, alla sacchia, alle brioche, la brioche. Ecco, possibilmente, ragazzi, se lo fate la brioche, fatelo con delle brioche vuote, ovviamente, ok? Senza crema e marmellata dentro, ecco, perché poi non va bene. Bene. C'era una ragazza che ha scritto che ha fatto i torroni come regalo per Natale, bellissimo. Ah, bene. Allora, adesso noi questo qui intanto lo spostiamo, lo mettiamo qua, e adesso procediamo con il cremoso al torrone. Ah, il torrone, adesso vai indietro. Facciamo un zoom out. Tan, 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 tan. No, mi perdo. Allora, aspetta così. Allora, si può mettere direttamente in freezer? No, no, Federica, mettetelo prima in frigorifero e poi eventualmente in freezer. Però non serve congelarlo oggi, Anche se, ragazzi, attenzione, se il tronchetto lo mangiate il 27, il 28, il primo di febbraio, lasciate per adesso in frigorifero, perché poi questa cosa ve la spiego nella prossima diretta, il 21. Ok? Sì, guarda, tutte queste robe qui. Sì. Oh, bene. Lo mettiamo caldo in freezer? No, ragazzi, no freezer, no congelatore, frigorifero. Adesso aspettate che si raffreddi un attimo, ma non è caldissimo, non dovrebbe quantomeno essere caldissimo. Quindi aspettiamo un attimino e poi lo possiamo con la pellicola mettere in frigorifero, va bene? Oh, allora, tanto il tuorlo. Pellicola? No. Ok, adesso va di più di quello di prima. No, qui è giusto, okay. Sì, qua c'è un'area bilanciata in un altro modo, ecco. Allora, primo gennaio, anche primo febbraio lo potete mangiare, poi vi spiego, però ve lo spiego alla prossima diretta, ecco. Allora, la pellicola non serve, no, se è meglio metterla a contatto, ragazzi, scusate, mettiamola a contatto perché fa un po' di pellicina, quindi la mettiamo via a contatto e via, così non sviluppa nemmeno, agenti patogeni. No. Non sviluppa agenti patogeni, aspetta, allora bene, dai, andiamo a farci dare il cremoso al torrone, va? Beh, adesso dovrebbe essere semplice, ma ripete la stessa procedura. Sì, in pratica sì. Allora, facciamo una cosa, però. Vediamo se devo un attimo risciacquare quello. Allora, tu sai già cosa. Inizio a idratare la gelatina. Racconta gli ingredienti, che sono qua. Allora, abbiamo 400 grammi di panna fresca. Eccola qua. Abbiamo 40 grammi di tuorli. No, scusate, 90 grammi di tuorlo. Ecco qua. Sì. Abbiamo 40 grammi di zucchero, qua, 4 grammi di gelatina e la sua acqua, che sono 20 grammi, eccola qua, 240 grammi di torrone sbriciolato dal buon Davide. Adesso vi spiegherò questa cosa perché alcuni di voi non l'avevano, diciamo, compresa. Allora, il torrone sbriciolato non è altro che il torrone, quello duro, diciamo, okay, mandorlato, potete usare quello che volete, e messo in un cutter o nel bimbi, in un robot, dove volete, insomma, ok? E trattasi di questo, ecco. Cioè, Valentina scrive, ma Antonio ha il cappello ripieno. Scusate, voi sono arrivata forte e poi si sente dire. Comunque mancavano 50 grammi di burro di cacao. Esatto. Allora, burro di cacao, ragazzi, avete visto che cambia il bilanciamento rispetto a prima? Adesso ve la spiego. Allora, questa è bilanciata in un modo totalmente diverso rispetto a prima. Abbiamo burro di cacao e non cioccolato bianco. Per chi non ha il burro di cacao, userà il cioccolato bianco. Insomma, mi ci sia quella di cioccolato.
facendo i fattogeni così. Ci stava arrivando. Il cioccolato bianco, esatto. Perché? Allora, questa è stata bilanciata, questa ricetta, il cremoso e il torrone, per usare il burro di cacao, perché altrimenti diventa molto dolce. Ecco, il cioccolato bianco è molto dolce, perché abbiamo il torrone, e il torrone è molto dolce, va bene? Infatti abbiamo pochissimo zucchero e appunto il burro di cacao. Però per chi non ce l'ha, userà il cioccolato bianco. Sarà un attimo più dolce, però riusciamo insomma a farlo. Vabbè. Ho meno cioccolato bianco, cosa posso fare? Allora, cioccolato bianco spezzettato, sì, assolutamente sì. Ho meno cioccolato bianco, no Valentina, allora se tu hai meno cioccolato devi ricalcolare tutto sul cioccolato. Come si fa? Te lo spiego, sembra difficile ma non è. Se tu hai invece di, 140 grammi servirebbero, se non avete burro di cacao servirebbero 140 grammi di cioccolato bianco. Se ne hai 100, tu cosa fai? Fai 100 diviso 140, quello che ti esce, ok, vai a dividere tutti gli altri ingredienti e così ottieni la proporzione, sono proporzioni sostanzialmente, va bene? E basta. Allora, vediamo, 140 grammi, ragazzi, per chi non ha il burro di cacao. Attenzione, il burro di cacao non è come usare la margarina, il burro, eccetera, va bene? In realtà si può ribilanciare anche con il burro, però ha un gusto abbastanza forte. Quindi preferisco farvelo fare col cioccolato bianco se non avete il burro di cacao, ok? Allora, partiamo. Come prima, idratiamo la gelatina. Ora mettiamo da parte. Sì. Ottimo, gelatina messa da parte, aspetta che la muovo. Quindi, hai fatto accendere. No, accendere il fuoco. Allora, la diretta. Esatto. La panna, ragazzi, sono 400 grammi di panna. Eccola lì. Allora, idratiamo la gelatina. Gelatina ce n'è poca, se fate caso, perché? Perché abbiamo il torrone. Il torrone è ricco di mandorle, ok? Questo torrone qui ha il 52, se non ricordo male, il 50-52% di mandorle, e quindi la mandorla cosa fa? La mandorla è fortemente igroscopica, esatto. E quindi assorbe l'acqua. Esatto, i liquidi in generale. Scusate. Scusa. Cioè, i sali da bagno. Poteva essere l'inversione. No. I liquidi in generale, no, esatto, e quindi addensa essa stessa, no. Essa stessa addensa il composto, va bene? Ecco perché abbiamo poca gelatina, va bene? Oh, siamo 526, Arianna, sì, ho visto, tanto conto, non si è proprio. No, infatti, abbiamo qua sulla... Non c'è ancora interrotto, ma secondo me stiamo andando a dire... Secondo me stavo facendo... Dobbiamo finire la ricetta. Presidente, dobbiamo andare in onda. No, faccio il premuto da fare. Dobbiamo fare la pasta frolla. Allora, Valentina, ho 80 grammi. Vale, devi, te l'ho detto prima, devi riproporzionare tutto, insomma, ecco. Allora, sì, torniamo a noi. Allora, mettiamo subito la panna a scaldare. A scaldare. Ok, ecco qua. Vai. Opla. Ottimo. Aspetta, ti prendo prima questo. E poi questo. Quindi, ragazzi, panna come prima, Scaldiamo la panna. Scaldiamo la panna, andiamo praticamente in ebollizione. Poi, all'interno della caraffa mettiamo già, aspetta che questo, mettiamo il burro di cacao e il torrone, però ti conviene farlo un po' alla volta, perché lì se no lo butti su, eccolo lì, sì, tiralo su e man mano inserisci, no, ti conviene, perché sennò questo qua secondo me è abbastanza, aspetta, ah, ok, d'accordo, e avanti. Ottimo! Bene. Allora, se avete domande fatemele, ci fai per vedere come è tritato il torrone? Sì, ragazzi, aspettate che... Allora,
Non fatti ridere, io ribado tutto. Allora, aspetta, vieni più qua. Allora, vedete? Sembra quasi una sabbia. Mm. Ok? Non deve essere, forse ho sbagliato io a scrivere, magari vi ho tratto in inganno, farina. Sì, tritato bene, insomma, ecco. Usa l'imbuto, beh, non è male come idea. No. Ma non so dove è l'imbuto. Esatto. Grazie per la dritta dell'imbuto, la userò sicuramente. Aspetta, che qui c'è il microfono che non è facile, perché sono tutto ingarbugliato. Sembra un canale guinzaglio. Adesso ti tiro un attimo. E vedi, ma prendo lo Bluetooth, sto microfono non c'era. Va a risparmiare. Allora, Arianna, il torrone andava tritato. Esatto, esatto. Ma vedi, Arianna. Avevo scritto... Ve l'avevo scritto. Sì, sì. Ottimo. Ho un'ansia di sbagliare. No, perché... Aspetta, questo lo usiamo dopo. Sai cosa c'è? Visto che tanto qua c'è il... era l'ultimo. Allora, visto che dice... No, aspetta, no, qui è l'altro. Sì, perché ti spiego, qua andiamo a mescolare il tuorlo con lo zucchero, perché tanto c'era il torrone. Quindi, anche se è spurga di torrone, non succede niente. Sì. Così, andiamo a... Angela, al posto del torrone. Eh no, Angela, questa l'ho fatta col torrone. Allora, a chi non piace il torrone o ha un'allergia magari alla frutta secca, mette un'altra preparazione, ok? Non andiamo a ribilanciare questa, perché questa è bilanciata per il torrone. Quindi magari usiamo una lamellaca al cioccolato, un cremoso al cioccolato, fondente, latte, quello che volete. Potete mettere quello che volete. Diciamo che ci sta molto bene, ad esempio, il cioccolato fondente, se vi piace. Ok. Bene. Sì, basta. L'importante è le uova, o meglio, il tuorlo di quello zucchero, sempre mescolarli, perché altrimenti possono fare i grumi. Perché? Perché in pratica lo zucchero chiama a sé l'acqua che ha il tuorlo e di conseguenza ti fa il grumo. Mentre appena si mescola, c'è ancora queste luci che vanno. Non so come si spengono. Panna pronta. Andiamo. Aspetta, che te la metto piano, che è tanta. Beh, fai tu, e lo... Sì. Eccola qui, quindi abbiamo versato la panna sul tuorlo e lo zucchero, ok? Sonia, sì, adesso vi ripeto tutto. Allora, facciamo così. Lo mettiamo pentolino. Qui avevamo tuorlo, zucchero mescolato, uguale a prima, non è cambiato nulla. La panna che abbiamo scaldato, portato quasi a ebollizione, e non facciamo altro che andare a inserirla nel pentolino. Ok? E andiamo a creare anche qui la crema inglese. Qui da parte abbiamo la gelatina con l'acqua che si sta idratando, e qui nella caraffa abbiamo messo il cioccolato bianco. E no, buonanotte. Vabbè, burro di cacao. È burro di cacao, per chi non aveva burro di cacao, c'è cioccolato bianco. E il torrone, giusto? E questo qui adesso torniamo sul fuoco e andiamo a creare anche qui la crema inglese. Il procedimento è sempre quello, eh. Ti leggo i commenti. Si può diminuire un po' lo zucchero? No, quindi hai già diminuito il più possibile, perché abbiamo il torrone che è già molto dolce. Vedo due manichini che parlano, mi sa che Milva si riferisce a me, sai? Due manichini. Quanto deve cuocere la crema? Allora, deve arrivare alla temperatura di 83-84 gradi, servirebbe il termometro, ok? Comunque, non deve diventare densa, perché non abbiamo amidi, non è una crema pasticcera. Ha quella... sembra liquida, però c'ha un po' di densità di suo, ecco, mettiamola così. Dobbiamo ancora mettere la gelatina, Antonella. Sì. Per ora solo si sta reidratando. Esatto.
La gelatina, ragazzi, nei cremosi, nelle bavaresi, va sempre dentro la crema inglese. Quindi si crea la crema inglese. La crema inglese, per chi non lo sa, cos'è? È una sorta di crema pasticcera senza gli amidi. Okay. Infatti, noi abbiamo tuorlo, lo zucchero, in questo caso abbiamo la panna, ma non il latte, perché la vogliamo ancora più cremosa, ma non abbiamo amido, non abbiamo farina, non abbiamo queste cose qua. Datemi conferma se si vede, perché vedo che qualcuno ha scritto che non... Ecco, solo che amarezza. Vado a verificare. Sì. Ci siamo, ci siamo. Lo vedi? Ma io ti vedo che... Perché a volte si blocca lì, è per quello. Allora, qui ragazzi l'abbiamo creata, la nostra crema inglese. Eccola qui. 50 grammi di burro di cacao, ho visto il messaggio. Mettiamo di nuovo la gelatina idratata. Esatto. Vai, vado. Si può? Sì. Bene. Mescoliamo, che si scioglie lei. Oh, si vede. E poi ragazzi, oh ciao Elena Pimazzoni. ciao Elena. Allora, e poi... E poi torniamo anche tu, chi non rido che sono bravo. Allora, fatta la nostra crema inglese, dove abbiamo aggiunto la gelatina, quindi lo ripeto, cuor di zucchero, la panna l'abbiamo portata a ebollizione, versata nel composto di tuorlo e zucchero, creato così la crema inglese, dobbiamo cuocerla la crema inglese, la portiamo a 83/84 gradi. Portata a 83-84 gradi, abbiamo inserito la gelatina idratata e adesso la versiamo sopra. Non va giù. Sì, me l'aiuto. Sì, l'aiuto del pubblico. Esatto. La versiamo sopra il torrone e pianino, esatto, sopra il torrone e il burro di cacao, ok? Vi aiutate con il cucchiaio perché ovviamente fa un po' da tappo e poi lei scende. Aspetta che mi fa un'altra. Aspetta. Vabbè. Esatto. Come rendere le cose semplici. Già prima. Oh, bene. E adesso mescoliamo. Poi andiamo a emulsionare tutto. E vediamo. Bisogna avere il cucchiaio così lungo perché sennò cioè, ci metti. Vabbè, dopo, ma quello potete. Ragazzi, se non avete la brocca, la caraffa grande, così lo fate direttamente nel recipiente, non succede niente. Una bella bacinella e viene fuori senza problema. Sì, aspetta. Sì, ma qua c'è tutto. Mi fai vederlo da fuori? No, c'è... Sì, perché è trasparente. Oh. Bene. Allora non ci trovo bene, cara. Così. Allora, che vado a lavare quello del cremoso, intanto tu se vuoi leggermi. Tranquilla Marina, domani lo trovi il video, non preoccuparti. Sì, assolutamente. Torrone morbido, se lo congelo, poi lo trito, si può tritare un torrone dopo averlo congelato? Allora, è difficile, cioè, bisogna vedere se si congela, perché è molto ricco di zucchero, di conseguenza fa fatica a congelare, però sì, potrebbe essere un'opzione. Altrimenti, ragazzi, spezzettate il torrone morbido e andate ad utilizzarlo, se proprio non lo trovate. Sarebbe meglio l'altro, eh? E, mi raccomando, per il torrone, guardate sempre che abbia almeno il 48/50% di mandorle, va bene? È importante questo. Il cioccolato basta spezzettarlo. Sì. Anna, si è appena collegata, c'è Antonio. Ciao Anna. Quanto rimarrà la diretta di questa sera? Rimarrà... Per sempre, esatto. Per sempre. Come hai fatto il dolce? Io c'ho sto filo che... Non so più dove girare, dove andare? Sali la corda. Oh, allora, andiamo a fare l'emulsione adesso, uguale a prima, ragazzi. Quindi, inseriamo.
Ciao Giovanna. Arrivo Corina, arrivo. Era una bella emozione e poi... Oh, bene, bene. Oh, perfetto. Devo toglierlo adesso. Oh, bene, bene. Allora, perfetto. E anche questo... Anche questo, niente, lo mettiamo lì, lontano da facili tentazioni. Oh, allora, vediamo un attimo. Non vedo, aspettate. Bene, 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 bene. Allora, Simona, si è cotta la crema inglese. Allora, Simona, non ti preoccupare, se per caso... aspetta, partito, esatto. Se per caso vi si cuoce un po' la crema inglese, non è il massimo, però mixatela lo stesso, non succede niente. Ok? E vediamo, vediamo se ce l'ho. Ce l'ho, non ce l'ho. Allora, mettiamo qua, ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo. E quindi, vai, lascia tutto. Ok, ah ragazzi, il cremoso adesso questo lo vedete un attimino più bianco perché ho usato delle uova non a pasta gialla perché volevo che rimanesse un pochino più bianco, però è lo stesso, quelle che avete vanno benissimo. Allora, aspetta, ci informano che c'è Conte ragazzi, ci fermiamo? Fermiamo un attimo una pausa, facciamo un attimo una pausa? Si fa la pausa? No, ci rimaniamo in diretta, ma ci ascoltiamo, cosa ne dite? Lo alziamo tutto volume da qua, non so se si può. Sì, aspettiamo un attimo, però sì, è giusto da fermarci, da aspettare, aspettare. Tanto il cremoso, ragazzi, poi ci manca solo la frolla, quindi ci fermiamo un attimo, perché... Grazie uno... Conte, che vado a ciucciarmi il... No. Ragazzi, Conte in diretta. No, è giusto dare lo spazio a... facciamo così. Allora, tu stai, aspetta, fai tu. Qua. Ti filo! Oh, cool. Vai. No. Allora, ci proviamo un secondo, vediamo, cioè, ci abbiamo qua. Riassumo le misure che adotteremo. Zonale di una zona rossa nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio. Sarà vietato ogni spostamento tra le regioni. Per scongiurare un innalzamento della curva dei contagi, l'intero territorio nazionale quindi sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi, ripeto, dal 24 al 6. Per chiarezza indichiamo i giorni. I giorni 24, 25, 26, 27 dicembre, ancora 31 dicembre, e poi 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021. La zona rossa contempla le seguenti misure. Si esce di casa solo per ragioni di lavoro, necessità, salute. È possibile però, ecco, questa è una misura particolare che introduciamo, ricevere nella propria abitazione sino a due persone non conviventi dalle ore 5 alle ore 22. Queste due persone potranno portare con sé anche i figli minori di 14 anni, che sono quindi esclusi dal computo, e le persone con disabilità o anche conviventi non autosufficienti. Questa misura l'abbiamo pensata per consentire quel minimo di socialità che si addice a questo periodo. È consentita inoltre l'attività motoria nei pressi della propria abitazione e l'attività sportiva all'aperto in forma individuale. Per quanto riguarda le altre misure, ricordo che con questa zona rossa la chiusura, ci sarà la chiusura degli esercizi commerciali, dei centri estetici, dei bar, dei ristoranti, tranne l'asporto fino alle ore 22 e le consegne a domicilio. Restano invece aperti alcuni esercizi come supermercati,
negozi di beni alimentari di prima necessità, edicole, tabaccherie, farmacie, parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Peraltro le chiese e i luoghi di culto saranno aperti, ma le funzioni religiose saranno aperte sino alle ore 22. Passiamo alla zona arancione. L'intero territorio nazionale sarà zona arancione nei giorni feriali. Per maggiore chiarezza li indico: giorni 28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio. In questi giorni ci si potrà spostare esclusivamente all'interno del proprio comune di abitazione e di residenza senza dover giustificare il motivo. Però noi dobbiamo raccogliere un indirizzo del Parlamento che è stato chiaro: per venire incontro a chi abita nei comuni più piccoli sono permessi gli spostamenti dei comuni fino a 5.000 abitanti per un raggio di 30 chilometri. Tuttavia non ci si può spostare nei capoluoghi di provincia per non contribuire agli affollamenti dei capoluoghi di provincia, quindi delle città più grandi. Rimangono chiusi bar e ristoranti, eccezione fatta per l'asporto fino alle 22, le consegne a domicilio. I negozi saranno aperti sino alle ore 21. Abbiamo impiegato un po' di tempo, io stesso inizio questa conferenza stampa un po' più tardi, perché volevamo inserire direttamente in questo decreto legge anche immediate misure di ristoro. Comprendiamo le difficoltà economiche e comprendiamo anche l'ulteriore sacrificio economico che chiediamo agli operatori direttamente coinvolti a queste misure. Siamo al loro fianco. Già nelle scorse settimane abbiamo adottato meccanismi di ristoro rapidi e automatici direttamente erogati sul conto corrente bancario dall'Agenzia delle Entrate. Abbiamo sospeso anche contributi e tributi per coloro che hanno registrato perdite. Sono cose che devono viaggiare insieme. Misure restrittive, nuovi aiuti economici da erogare direttamente in modo efficace con meccanismi sempre più veloci. Chi subisce dei danni economici deve essere subito ristorato. E in particolare questo decreto legge dispone un immediato ristoro per circa 645 milioni a favore dei ristoranti e dei bar che nel periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio sono costretti, ahimè, alla chiusura. Riceveranno il 100% di quanto già ricevuto sulla base del decreto rilancio. E vi ricordo che il Parlamento ha appena concluso la conversione dei primi quattro decreti ristori, sono tutti confluiti in un unico decreto, e vi ricordo che in sede il lavoro, i parlamentari hanno fatto un grandissimo lavoro, sono riusciti anche a rafforzare queste misure di sostegno. Ancora il Parlamento in queste ore, in questi giorni, sta completando l'esame e quindi l'approvazione della legge di bilancio, che contiene, come già annunciato, ulteriori interventi. Con il contributo delle forze di maggioranza, ma qui devo sottolinearlo, anche con le forze di opposizione, il Parlamento sta rafforzando il regime degli interventi a favore delle categorie che sono più esposte a questa crisi economica e sono anche meno garantite. Parlo ad esempio dei lavoratori autonomi e anche delle partite IVA. Stanno facendo un grande lavoro tutti insieme e questo è un beneficio per tutto il Paese e soprattutto per le categorie più colpite. In ogni caso, con il nuovo decreto di gennaio, il nuovo decreto di storia di gennaio, provvederemo a compensare delle perdite anche gli altri operatori su cui non possiamo intervenire in questi prossimi giorni, oltre quindi ai ristoranti e bar, e qui interverremo anche con delle misure perequative per evitare che si creino ingiuste differenziazioni di trattamenti. Non escusiamo ovviamente non interventi, dico solo una cosa: in questi giorni c'è molta critica per il cashback. Voglio ricordare che questa misura non è alleata degli assembramenti, è alleata dei cittadini, è una misura di sistema per la rivoluzione del Paese. I benefici vanno ben oltre questo periodo della pandemia. Siamo qui a compiere in questi giorni con il cashback il primo passo per la integrale digitalizzazione del Paese e per pagamenti in piena sicurezza. E tra l'altro
diventa in questi giorni anche un concreto sostegno alle famiglie in un periodo così complesso. Ricordo anche che pur nei giorni di chiusura ci sono beni, negozi di prima per generi alimentari, di prima necessità, quindi si potranno pane, latte, pasta acquistare con uno sconto del 10%. Insomma, abbiamo davanti la fine di questo incubo, ci avviamo con misure restrittive al Vaccine Day, il giorno 27 dicembre, noi in Italia, un primo gruppo dei paesi europei, insieme ad altri paesi europei, ci sarà il Vaccine Day. Questo è molto importante. Ovviamente non risolveremo il problema il 27 dicembre, dovremo attendere i primi mesi dell'anno dove inizieranno poi a distribuirsi queste dosi, interverremo con un piano vaccinale che abbiamo già anticipato. Dobbiamo trovare in questa certezza la forza di chiudere questo brutto capitolo insieme. Dobbiamo ancora rimanere concentrati, non abbassare la soglia di attenzione. Prego le domande. Passiamo con la prima domanda di TPI Giulio. Vabbè ragazzi, ci sembrava doveroso comunque fermare la nostra diretta per sentire insomma la situazione, sentire il Presidente del Consiglio era doveroso, insomma, ecco, a prescindere ovviamente dall'ideologia politica che non discutiamo qui, non vogliamo fare politica, giusto, assolutamente, quindi piaccia o non piaccia, però è il nostro Presidente del Consiglio, in questo momento ci ha dato delle indicazioni tristissime, e erano già nell'aria, però cioè, è tosta, aspetta che passo di qua. Vabbè, ragazzi, mi dispiace più che altro per tutte le persone che ovviamente saranno direttamente, ahimè, colpite, perché io immagino che tantissimi amici che ovviamente lavorano nel settore ristorativo, nel settore della pasticceria in generale, il settore ristorativo fosse anche più colpito, insomma, ma nei bar, insomma, e non solo, ovviamente, tutte le altre attività che adesso... Insomma, periodo, si sa, un periodo buono per le attività a livello di ristorazione e ovviamente per tutti noi. Poi ho letto anche un commento, scusate ma sono un po', perché quando sento poi queste cose sono brutte, perché poi pensi a tutte le persone che sono appunto gli anziani, queste persone qui, stare a casa. Fortunatamente c'è questa deroga delle due persone, poi insomma andrà un attimo letto, andrà un attimo visto, insomma, quello con calma. Sì, indubbiamente. Vabbè, che dire, speriamo, come ha detto Conte, che riavviarci in un momento di vaccinazione, nel momento in cui insomma il vaccino poi entrerà, avranno, no, quante più persone possibili, perché poi noi adesso pensiamo alle chiusure, però c'è anche da pensare a tutte le persone che stanno male. Io stesso, insomma, lo sapete, l'ho avuto, vi posso garantire che non è un'influenza normale e io fortunatamente l'ho passato con dei sintomi lievi, ecco. Però pensiamo a tutte le persone che purtroppo sono mancate, è tosta, ecco, vabbè. Niente ragazzi, che vi posso dire? Adesso noi cercheremo di tornare un attimo più pian piano, piano piano ritorniamo a essere scherzosi, perché si sa come si dice... Dramatizziamo il momento, dai. Esatto, che non vuol dire assolutamente sottovalutare la situazione drammatica che ovviamente c'è, però come dico sempre, il fatto di ridere comunque non comporta nulla, anzi, sta meglio. Stavo pensando, devo dire che su questo pompone ci riusciamo bene a drammatizzare questa sera. Scusate, questo è vero, questo va fatto. Vabbè, piano, adesso torniamo. Allora, ragazzi, vediamo. Prima di passare a fare la frolla, che comunque siamo nei tempi, perché lo sapete, le nostre dirette durano sempre un'oretta e mezza, abbiamo ancora mezz'ora abbondante, quindi se avete dei dubbi, chiedetemi pure. C'era qualcuno che scriveva prima. Oh, vediamo. Grazie Davide. No, ragazzi, non dovete ringraziare me, per esserci fermati. Leggi anche Simona, ha un ristorante, noi abbiamo chiuso. Ciao Betty. Mi auguro che ci siano dei forti sostegni. Me lo auguro fortemente, perché noi non ci lamentiamo, noi lavoriamo fortunatamente con l'online, sapete che ci sono i nostri corsi, c'è anche il corso del Natale adesso, quindi noi non ci lamentiamo,
però io immagino le persone che appunto devono tenere chiuso con i costi che continuano, e questa poi è la problematica, perché gli affitti e queste, però vabbè, non parliamo più di disgrazie, diciamo. Allora ragazzi, vediamo, io devo fare una melanca per problemi di allergia, quanta ne devo preparare? Allora Roberta, calcola più o meno, se tu la fai in sostituzione del pandoro saranno circa 300-400 grammi, se la fai invece per il cremoso e il torrone saranno forse qualcosina meno, 200-300 grammi, ecco. E... posso bere? Lo sente? Ma non si può bere in diretta? Ah, sì, si può bere. È acqua, raga. Sì, sì, c'era freddo. Vabbè, vabbè. È acqua, eh. No, perché ho preso... Allora, ragazzi, io ve l'ho fatto fare anche di più, sono sincero, sono sincero. Ma non meno. Però io so che poi questo qui è buonissimo, lo potete accompagnare con la crema, lo mangiate a casa, la mattina, la mattina, esatto. Allora, adesso io metto la pellicola, vediamo se si è rotta. Allora, vediamo, eccola qui. Allora, meglio berci qualcosa su, ti dicono, sai Antonio? Ah sì, l'acqua non è che fa paura, diciamo, però vabbè, esatto. Non siamo con quello. No. Ok, poi quando mettiamo in frigo, almeno adesso. Ottimo. Allora, poi, Davide, non servono contenitori particolari? No, 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 ragazzi, non servono gli stampi, perché ho cercato di pensare ad un dolce che non ci facesse spendere ulteriori soldi, no? E quindi niente stampi, non dovete comprare niente, solo gli ingredienti, insomma. È stata un'ottima attenzione. Sì, sì, perché altrimenti poi ma non c'è da comprare lo stampo. No, 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 assolutamente no. Se poi uno ce l'ha, viene anche meglio, Ma noi lo faremo venire bene anche senza stampo. Ok, allora, vediamo. Direi che possiamo allora partire. Vediamo, scusami, il torrone quando l'hai messo? Rosanna, l'ultima fase. Tu quando hai nella caraffa il torrone tritato con il burro di cacao o il cioccolato bianco se non avete il burro di cacao, versi la crema inglese che, nella quale avevi già sciolto, diciamo, la gelatina e mixi tutto, okay, e hai preparato il cremoso. Sì, Claudia, la puoi rivedere? Assolutamente sì. Io lo stampo, posso farlo? Sì, Patrizia, però lo vediamo cioè lo vediamo nelle prossime dirette. Sabina, prendami una birretta, dai. Adesso è la birretta. Sabina, giuro, non ho birra in casa, è vero. Se eravamo a casa sua, c'era la filuppina. No, è vero, non è vero. Fantastico. Allora, dai, facciamo la frolla. La frolla. Vai. Oh... Questa è una frolla particolare. Allora, è una frolla al torrone, che non significa che saprà di torrone, ha quel leggero sentore. Un retrogusto. Un retrogusto. Un'ispirazione. Un'ispirazione. È bella l'ispirazione. Mi piace perché poi quando lui vedete, torno adesso nel libro, era abbastanza da triste sulla prima. E comunque si trova adesso dal libro. Quindi esatto. Un'ispirazione. Di torrone. Esatto. Allora, vi racconto velocemente questa frolla. Allora, questa frolla qui si ispira a una frolla di Gianluca Fusto che a sua volta l'ha ripresa da Gaston Lenaire, se non mi ricordo il cognome, è un noto, adesso non mi ricordo, ragazzi, scusate, non me la ricordo, è un noto comunque pasticcere francese, così noto che non mi ricordo il cognome. No, vabbè, è perché poi l'ha ripresa Fuso. È la classica frolla, diciamo, che fa Fuso, la fa anche Forcone, la fanno veramente in tanti, a base di mandorla. Io l'ho ribilanciata. Perché? Perché ho il torrone con il 50% di mandorle, circa il 30% è zucchero, quindi cosa ho fatto? Sono andato a togliere il 30%, cioè a seconda del peso del torrone, lo zucchero e la mandorla, ve la faccio breve. Ok? E quindi abbiamo ribilanciato la ricetta e otterremo una frolla, appunto, di ispirazione al torrone. Al torrone. Allora, ingredienti. 40 grammi di burro. Eccolo qua. A temperatura ambiente, mi raccomando, questo è molto importante. Se per caso lo avete dimenticato in frigo, l'avete in frigo, dategli 10-12 secondi al microonde e va benissimo. Poi, due dosi di farina, ok?
ok? Non è sbagliato, perché vanno in due momenti diversi. E anche questo è molto importante. La prima dose è di... Quanti? Un tiro prima lì. 20 grammi di farina, guarda lì. La seconda dose è di 65 grammi di farina. Poi, zucchero a velo, 25 grammi di zucchero a velo, 16 grammi di uova. Eccole qua. Ecco, lo dico sempre, per chi non come faccio a pesare 16 grammi di uova? Allora, tenete conto che un uovo, ovviamente senza glutine, sono circa 55 grammi. L'albume 35, il tuorlo 15. È ovvio che poi magari il tuorlo è 18, l'albume un po' meno, l'uovo più grande, più piccolo. Aprite l'uovo, lo sbattete leggermente e pesate 16 grammi. Okay? Perché lo sbattete? Per pesarlo al meglio. Primo si mescola e secondo si snerva un po', così riuscite a pesarlo perfettamente. Allora, di tutti? Anna, il torrone alla nocciola, sì, va bene Anna, non ti preoccupare, perché diciamo mando alla nocciola, siamo lì, non cambia nulla, sai, non cambia nulla. Allora, semplicissima da fare, però la facciamo, sì, planetaria. Sì, facciamo la planetaria, va? Sì. Allora, guarda Antonio, metti pure planetaria qua. Sì. Allora, facciamo in planetaria, se non avete la planetaria, la fate a mano, sotto la grande... A mano la facciamo. Guarda, mettila pure qui, sì. E aspetta, mi passi il filo. Eccolo qua. Ci abbiamo la presa. Fantastico. Molto bene. Come sei in televisione? Visto. Frusta. Allora, vediamo. Semplicissima. Davide, si può fare la frolla senza torrone? Esmeralda? Sì, certo. Ragazzi, se per caso abbiamo sempre il problema di frutta secca, non vi piace il torrone, eccetera, fate una frolla normalissima, fate una sablée al cacao, alla vaniglia, è lo stesso. Se potete farla al cacao, meglio, perché poi abbiamo la marquise che ce la richiama. Ok? Allora. Non si alza? No. Ah, ecco. È diverso. Sì, sì, sì. Allora, ragazzi, frolla semplicissima. Occio. I 65, attenzione, i 65 grammi di farina li teniamo da parte, 65 di farina da parte, mi raccomando, perché poi in un contenitore planetaria, la ciotola, oppure se non avete la planetaria, a mano, strano dove vado a fare a mano, però. Allora, a mano, nella planetaria, mettiamo 40 grammi di burro, eccolo qua, tieni. Aiutati, butta. Bene. Poi, 25 grammi di zucchero a velo. Avanti, dentro. Anche nel contenitore. No, metti. No, questo è zucchero a velo. Sì, scusami. E, se non avete, ripeto, la planetaria, fatelo nella ciotola. Poi lo fate a mano. Poi, i 20 grammi di torrone. Qua. Ripeto, 40 di burro, 25 di zucchero a velo, 20 grammi di torrone, tutto nella ciotola, e i 16 grammi di tuorlo, di uova, pizzico di sale, che sarebbe più o meno un grammo, ok? Io l'avevo già messo nella farina, che adesso vado ad aggiungere. E attenzione, i 20 grammi di farina, 20 grammi di farina, i 65 da parte, vanno dentro dopo. Ok, guarda, lascialo qua. Sì. Questo metto prima la... Ok, tutto assieme, veloce, semplice, creiamo una sorta di pomata. Ok, quindi, sì, spero, guarda, poi faccio io, ok. Allora. Dopo ve la faccio vedere bene, eh? Oh. Allora, se avete domande, ragazzi, intanto fatecele pure. Aspetta un momento. Velocità medio-alta. Allora, No. Torrone sono 20 grammi di torrone. Graziella, uovo intero,
cameraman. Faccio un zoom in. Venga, venga, dottor. Arrivo, arrivo. Allora, fai un bel zoom che si veda bene. Ci fa lo zoom. No, 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 basta okay. Che ci... Esatto, fai uno zoom manuale. Non è che si stacca, vero? No, del telefono. Mi auguro di no. Vedete com'è? È bello pomatoso, ok? Va bene? Allora, ragazzi, lo ripeto, è facilissima. Tutti gli ingredienti in planetaria, tranne i 65 grammi di farina, ok? Tutti in planetaria. Creiamo questa bella crema. Va bene? Ah, scusate un attimo. Facciamo le cose fatte bene. Ottimo. E adesso rimettiamo in planetaria. Secondo me un po' più indietro, dove ci taglio, se no. Rimettiamo in planetaria. E aspetta, ho fatto una sciocchezza. Rimettiamo in planetaria e aggiungiamo adesso la farina. Ok? Davide, come mai si aggiunge dopo? Si aggiunge dopo perché se io la metto prima non si va a miscelare bene, ok? Composto, solo per questo. Quindi, second round. Eccolo qui. Allora, vediamo un attimo. Va bene? Adesso la misceliamo. No, quel tanto che basta perché vada sostanzialmente a compattarsi. Eccola qua. Vedete che non si attacca le mani. È molto morbida, è normale perché il burro era molto morbido e abbiamo creato una sorta di pomata. È normalissimo che sia così. Ok, normalissimo. Bella. Proprio normale, normale. Allora, ragazzi, adesso ci vorrebbero, io non so se l'ho presa. Vabbè, potremmo addirittura già tirarla questa. Ok, però a questo punto sapete cosa c'è? Ce la tiriamo la prossima facciamo volta. Facciamo riposare. In realtà tu la puoi tirare e poi la lasci tirata a riposo. Però magari il frigo non avete posto, così, e quindi allora nessun problema. Adesso la impellicoliamo e la useremo la prossima volta, la prossima puntata. Volete che Antonio torni? Volete che torni per la prossima puntata? Allora, vediamo. A fare videomaker, io mi licenzio e vado a fare videomaker. Videomaker, ma vai un attimo indietro. No, ma ti si vede. Videomaker. C'è in ascolto Nicola, che è il nostro videomaker ufficiale. Niente, Nicola. Nicola, c'è un posto libero. Allora, dai che sposto la planetaria. Bene, bene. Allora, vediamo. Tutti sì, vestito da elfo, chiedono, Io farò questo per voi. E Davide, come lo facciamo vestire? Ecco. Vestito da elfo. Da renna. Ah, vi auguro. Posso sostituire il torrone con frutta secca tritata? No, Claudia, attenzione, no. E per chi cambia, il torrone non è solo frutta secca, ma frutta secca, zucchero e ovviamente una parte di albume. Quindi, no, ecco. Allora, ragazzi, vi dico, ultima cosa, poi abbiamo terminato, quindi anche in anticipo. E... Sono stato bravo? Bravissimo. Infatti tornerà il 21. Allora, ragazzi, non è ancora finita, un attimo solo. Vi spiego. E adesso,
cremoso è il pandoro, cremoso è il torrone, li mettiamo in frigorifero, frigorifero, no? Congelatore, ok? Anche che per chi la farà più avanti, va bene? Perché prima devo farvi fare la seconda serata dove vi spiego come usarli e poi nella seconda serata, cioè il 21, bravissimo, è andato a casa, va bene? Il 21, ok, il 21 vi spiegherò come conservarla se la consumate il 24, il 25, il 31, il 2 febbraio, lo si può fare, non c'è problema, però devo spiegarvelo nella puntata giusta, ok? Poi, quindi, cremoso al torrone, cremoso al pandoro, frigorifero, frolla, frigorifero, ok? Molto semplice. Vi ricordo, visto che c'è anche il nostro buon Antonio, tutto il frigorifero, Orietta, tutto il frigorifero per la prossima diretta. Nascondete bene, magari... Ricordiamo tre cose. Esatto, la prima. La prima... la prima. La vedo proprio convinto come se sapesse di cosa sto parlando. Non lo sa. No, non lo sa, non lo sa. Allora, vediamo. Posso... La pasta frolla è venuta morbidissima. Cosa devo fare? Sonia, normale. Mettila in frigorifero. Tranquilla. È perfetta così. Allora... E che stampo servirà per cuocere la frolla? Nessuno stampo, la tiriamo a mano. Ah, però lo faccio vedere la settimana, cioè la settimana, lo faccio vedere il 21. Allora ragazzi, tre cose. La prima, il corso di Natale lo potete ancora provare, però attenzione, perché il corso non è solo di Natale. Perché io ho fatto le creazioni di Natale, perché ovviamente adesso è il periodo, ma l'85% delle ricette sono per tutto l'anno, come il cremoso al bevis, la bavarese alla vaniglia, la pasta sfoglia, c'è la mia ricetta della pasta sfoglia da fare a casa, che così potete creare qualsiasi dolce, vero? Dal millefoglia, sfogliatine, salato, dolce, quello che volete. Prima cosa, potete provarli e c'è la demo gratuita, e nella demo, ascoltate bene, perché io non ho ancora provato, andate a fare un salto, perché ci sono i PDF gratuiti, potete scaricare i PDF con le ricette gratis, gratis, vero? lo dici così perché mi fa, ma sei sicuro di bere? Diamo anche i PDF gratuiti. Esatto. Diamo anche... È Babbo Natale, va. Su Babbo Natale, adesso ci fanno un po' come alla Batantuono, su Babbo Natale. So Diego, ti spiego. Vai, torniamo. Allora, demo gratuito, potete scaricare il PDF. Poi, il corso di Natale, attenzione perché lo potrete acquistare solo fino al 23 dicembre, poi basta, ok? E in promozione, meglio. Poi in realtà c'è ancora, ma... cioè, a prezzo pieno. A prezzo pieno, insomma, se uno ha intenzione che viene a prenderla adesso. E un'altra cosa, per chi ancora non sa che regalo fare, eccetera, ci sono le famose Christmas card, esatto. Giusto? La Christmas card, anche questa è una... Si può definire? Quella esatto, è una figata. Figata pazzesca, ma perché? Perché l'abbiamo fatta, lo sapete, perché durante il Black Friday le card si sono bruciate tutte. Questa volta ne abbiamo messe veramente tante a disposizione, non so quante ne siano rimaste, però c'è un numero, non so quante attualmente ne siano rimaste. Comunque, vale 50, anzi scusate, pagate praticamente il taglio minimo da 50, ma vale il doppio, vale 100. 100. Quindi significa che voi andrete, se la fate come regalo, e la potete anche personalizzare come regalo, fate un regalo dal valore di 100 euro, pagandolo la metà, ok? Per dire, 200 euro paghi 100, avanti così. Per tutti i corsi, tutti, anche i corsi in promozione. Esatto, cioè lì ti sei... esatto. Io, attenzione, come direbbe la Tantuono in questo momento? No, come direbbe? Non lo so. Prossima volta facciamo l'imitazione di Tantuono, dai, va bene. Allora, vi dicevo, Christmas card praticamente la potete, vale anche sulle promozioni tutti i corsi del 2021. Quindi significa che arriviamo a settembre e magari uscirà il corso brioche, non dovevo dirlo. Ecco, esatto. Cos'è c'è anche il primo di settembre? Comunque, vabbè, per il brioche fare in casa, cioè... basta, si può dire tutto, eh? E quindi, vi trovate il corso che costa magari, 80, ecco, è come se lo stesse pagando, pagando 40, cioè, è quello il bello, capito? Qui adesso non so ancora quante card ci siamo, quindi...
e a parte poi il regalo che potete anche farvi o fare, insomma. Vabbè ragazzi, io vi ho detto anche queste cose perché poi so che, lo dico sempre puntualmente, quando esatto, si scade la promozione, esatto. Davide, non l'ho visto, avete già chiuso, cavolo. Mese che ha perso, l'abbiamo detto ovunque, via me, via qua, via. Io lo devo ripetere, e via, insomma, ecco. Allora, Davide, lo spam di silicone, devo fare doppia dose? No, Irene, guarda, ne hai già tanta, sai, tranquilli, perché qua io ve l'ho fatto fare in più, perché è troppo buono, ok? Mi perdonerete, insomma, se ve l'ho fatto fare in più, ma ce ne avanzerà, ecco, rispetto a quello che andremo a fare. Però mi sembrava dovevamo farne in più perché è troppo buono. Allora, mi hanno regalato il corso cioccolato. Patrizia, che bello. Bello. Allora, ci vediamo il 21. Bene, ragazzi, allora direi che ci possiamo salutare, sono arrivate 10:30, quindi ci siamo. La settimana... Quanto siamo? Non lo so. No, diretta al 21, quindi esatto. Perché la settimana prossima? Non lo so. È una bella da dire in diretta. Perché stavo sbagliando. Allora, il 21 prepareremo la glassa a specchio, a mandarino. Ma adesso mi va. Era una serata fortunata, ci ho provato. È cacao. Grazie, aspetta, cacao. Prepareremo la marquise al cacao. Al cacao, ecco. E poi? Non posso dirlo io. Andremo a comporre il dolce. Vi spiegherò come appunto conservarlo. Bene. Ottimo. Bene, spero che... Qua c'ho il filo. Io adesso ne approfitto per venire lì a salutarvi lì col mio filo. Sembro veramente un cagnolino. Allora... Ragazzi, ci siamo, vi salutiamo, ci vediamo la settimana prossima, ci vediamo il 21, bene, buonanotte a tutti, e ciao. Vediamo se il 21 riesco a portare di nuovo, se viene, insomma, non c'è niente da fare, vieni qua, a casa, vabbè, ciao a tutti, buonanotte. Ciao. E non mangiate i cremosi, anzi un pochino li potete mangiare, ma non troppo. Ciao!